Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Ci ritroviamo esattamente dove ci eravamo lasciati con l'ultimo video a fine della prima giornata dei nostri test con questo F1 2012. Torniamo ai box. Vediamo se andiamo nella seconda giornata. Cosa ci aspetta nei Eccoci test pronti della a seconda seguire questa giornata? Siamo seconda sempre giornata qui. di test per giovani piloti qui al circuito di Yas Perfetto. Eccoci qui con il nostro pilota, non abbiamo. Abbiamo Buongiorno, scelto. spero Buongiorno, che tu ti salve. senta in forma perché abbiamo qualche altro test da effettuare. Sono qui apposta Fammi per sapere questo. quando sei pronto a partire con il programma di oggi e prepareremo la vettura per scendere in pista. Siamo nati pronti. Prova libera sull'asciutto, erano controllo Kertz e DRS, no? Metti in pratica la tua conoscenza di Kertz. Ah, ok, non lo leggevo. Sfidando un altro pilota in uno sprint fino alla linea del traguardo. Perfetto, prova sull'asciutto, prova sul bagnato. No, andiamo contro Kertz. Bene. Tutto a posto. Quindi da queste prime immagini diciamo che non Ok, è che prima di cominciare dovresti effettuare riusciamo. un rapido controllo del Ok. KERS e del Perfetto. DRS. Ottimo. Tieni premuto il pulsante del KERS. Adesso? Ah, è scomodissimo. No, infatti ho sbagliato tasto, ecco perché. Perfetto, ora Perfetto, tocca sì. al DRS. Che Premi una volta per attivarlo sarebbe? e una seconda per disattivarlo. In alternativa a quest'ultima puoi premere il freno. Ok, sì, come per lo scorso. Perfetto. Ok, funziona tutto. Premiamo di Di nuovo per fronte a te chiuderlo. hai una vettura che a quanto pare sta effettuando delle prove di partenza. Devi usare sia il KERS che il DRS per cercare di superarla prima di tagliare il traguardo. Qualsiasi cosa tu faccia, non scontrarti con essa. Siamo. Buona fortuna. Ok, va bene. Quindi adesso ce lo spariamo subito in partenza. Il signor Rossi, che è americano a quanto pare. Siamo partiti un attimo lenti. Vabbè, il DRS lo usiamo proprio così a buffo. Grande, hai sfruttato al massimo KERS e Ah, DRS per così. effettuare il sorpasso. Va bene. Ah, tutto qui? Perfetto, torniamo ai box. Una test prestazioni al KERS di EU. Usa KERS e DRS per battere gli altri giovani piloti. Ok, iniziano le Pronti? battaglie, bene. Diciamo che da questi primi test non è che possiamo vedere Allora, tantissimo se hai tre non vetture davanti a sull'aspetto te. Sfrutta grafico. il KERS e il DRS per superare la chicane e tagliare la linea del traguardo prima di tutti. Fai Ok. attenzione a non entrare in contatto con nessuna vettura. Devi superarla in Ci maniera pulita. proviamo. Quindi per adesso possiamo semplicemente vedere solo l'aspetto. Oddio, ho sbiellato. Solo l'aspetto grafico di questo titolo, perché ancora non abbiamo ad esempio provato con gli aiuti disattivati, non abbiamo provato neanche un gran premio, quindi stiamo. Ok, sono andato un attimino lungo, perfetto. Ok, va bene così, non fa niente. E quindi c'è ancora, diciamo, molto da vedere. Usiamo il DRS, tanto ce lo abbiamo. Anche se devo forse diminuire la Ottimo, hai usato il sensibilità KERS e il DRS al momento giusto. dello sterzo, perché con il pad non è assolutamente semplice. Infatti vedo che scarta un po' troppo velocemente, quindi forse devo diminuire un attimo la sensibilità. Impara a utilizzare le diverse mescole usate in Formula 1 per ottenere prestazioni ideali, ok? Durante il weekend di gara è possibile utilizzare quattro tipi di gomme. Dure, morbide, intermedie ed a bagnato. Le gomme dure sono le più resistenti, ma hanno meno aderenza rispetto a quelle morbide, che a loro volta si consumano più velocemente. Le gomme intermedie sono utili in caso di pista umida, mentre quelle da bagnato dovrebbero essere utilizzate solo in caso di forte pioggia. I piloti migliori sono capaci di limitare il consumo degli pneumatici. In questo modo possono sfruttare un'ampia gamma di strategie durante la corsa e utilizzare gomme con un grip maggiore più a lungo. Il modo migliore per evitare di usurare eccessivamente le gomme è quello di non accelerare, frenare e sterzare bruscamente. Inoltre, è consigliabile non far slittare le ruote della vettura in uscita dalle curve. Perfetto, tanto per adesso penso che sia difficile, calcolando che abbiamo ancora il test
tempo piovoso, percorri l'ultimo settore del tracciato in condizioni di pioggia e scopri le differenze tra guida sull'asciutto e guida sul bagnato. Andiamo. Tutto fatto, siamo pronti. Allora, nell'altro la guida sul bagnato era resa veramente molto bene, anche se non... Il sta conducendo dei test sugli pneumatici da bagnato e ha allagato la pista. Così abbiamo pensato che fosse una buona occasione per farti provare la differenza tra una superficie bagnata e una asciutta. A tale scopo devi percorrere l'ultimo settore del giro e toccare ogni apice. Con il bagnato le distanze di frenata aumentano e le gomme slittano più facilmente. Quindi fai attenzione in uscita di curva. Ok. Dicevo, anche se era resa molto ma molto meglio nella versione PC, naturalmente il PC riesce a tirar fuori il meglio da al momento dai giochi, perché le console ormai sono quasi arrivate. Oddio, no, devo assolutamente diminuire la sensibilità dello stesso, maledizione. Ma possiamo usare il flashback a questo punto? Vediamolo, ce lo abbiamo. Devo assolutamente... Mettimi un'altra telecamera, perché così non vedo assolutamente niente. Ok, dai, utilizziamo il flashback, giusto così per non rifarlo da capo, perché tra l'altro comunque... Cioè, io non è che... sono un fenomeno... Perché di video poi mi metto anche a fare i live commentary, che come detto non è per niente facile, soprattutto cercare di fare una specie di analisi dei primi minuti, ma non è questa, poi verrà fatta, la farò magari più avanti quando avrò provato un po' meglio il gioco, ne parlerò un po' più a fondo dopo aver fatto qualche gran premio, qualcosa in più. Per adesso è solo giusto per far vedere i primi minuti di gioco. E cosa stavo dicendo della versione PC, che naturalmente rende al meglio, anche se qui sembra che è fatta comunque molto bene la pioggia, e resa bene anche le goccioline sull'auto. E test di valutazione: metti in pratica tutto quello che hai imparato e completa un giro del circuito nel tempo prestabilito. Ok, finito. Bene, sono stati due giorni molto proficui. Okay. Per concludere obiettivo questa due sessione minuti, di test, dovresti effettuare una partenza e percorrere il primo giro. Quando le luci si spengono, lanciati in pista e usa tutte le tecniche che hai appreso finora. Ti cronometreremo, quindi fai del tuo meglio. Il motore è impostato per garantire la massima potenza. Ottimo. Buon divertimento. Altra cosa che mi piaceva, ad esempio, era anche il poter settare durante la gara gli alettoni, il fatto di poter... cioè di vedere anche ad esempio a livello grafico il fatto che comunque ci fosse nel impostando magari la durata del Gran Premio su 20%, se non sbaglio. Oddio, no, devo assolutamente, l'ho detto, lo dirò ancora, devo diminuire la sensibilità perché sterza veramente troppo, in modo troppo brusco. E quando si metteva la durata, diciamo, del Gran Premio abbastanza lunga, se non sbaglio sopra il 20%, c'era la safety car anche. E poi a livello grafico mi piaceva molto ad esempio il fatto che si creasse una traiettoria, quindi una traiettoria pulita, ad esempio soprattutto quando smetteva di piovere. In caso di gran premi con pioggia si notava che la traiettoria si puliva e si asciugava, così come dopo parecchi giri si iniziavano a vedere i residui di gomma sui bordi della pista, e se nel caso ci si passava sopra si vedeva pezzi di gomma attaccarsi e alle ruote naturalmente, e si perdeva aderenza, come penso starete capendo. Sono in difficoltà nel guidare e nel parlare, maledizione, non è per niente semplice. Vabbè, dai, proviamo a fare un curvone clamoroso. Infatti abbiamo, penso non ci siano i danni, perché lì penso che c'è, in teoria, una ruota ce l'avevamo lasciata. Ok, qua tiralo tutto, apri tutto. Fantastico, hai ottenuto un tempo incredibile. Beh, mica tanto, medaglia d'argento. Si conclude così la seconda giornata del test per giovani piloti. Grazie. Il nostro prossimo appuntamento è per l'inizio della nuova stagione di Formula 1. Ok, e noi che facciamo? Proseguiamo, perfetto. Ora puoi tornare al menu principale per iniziare la tua carriera. Perfetto, quindi qui abbiamo finito il nostro test
per giovani piloti. Io direi, sì, questi mi applaudono, ho fatto dei danni clamorosi. Ah, forse applaudono perché non gli ho disintegrato la macchina, ma questo penso che sia solo perché non c'erano i danni, perché sennò qualche danno, qualche ammaccatura gliel'avremmo fatta sicuramente. Congratulazioni, ora puoi scegliere l'aspetto del casco. Certo, anche perché questo era piuttosto imbarazzante. Ok, scegliamoci il nostro caschino. Spero che ce ne siano di più rispetto a quello del... No, sono esattamente gli stessi che c'erano nel 2011. No, queste no, forse queste sono livree. Io questo ho utilizzato nel 2011. E comunque, no, forse c'è qualche livrea in più, sì. Ci sono livree in più, ne erano di meno. Ne erano veramente poche nel 2011. Certo, non è che... Ecco, questo verde mi piace molto. Direi di buscarci questo verde a questo punto. Perfetto, ok, così. Casco 40, seleziona. E quindi abbiamo gara rapida, multigiocatore, carriera e banco di prova. Allora, banco di prova, vediamo cos'è. Modalità campione, controtempo e prova a tempo. Allora, io a questo punto direi, visto che il video è sugli 11 minuti, non so se terminarlo qui o fare qualcos'altro. Modalità campione, vediamo cos'è. Il ritorno dell'uomo di ghiaccio. Alcolizzato, tra l'altro, ma va bene così. Kimi Raikkonen ti precede, raggiungilo e sorpassalo. Ma dai, proviamo questa, dai. Facile, media o difficile? Proviamo una cosa media, dai, vediamo un po'. Certo, partire subito con le sfide. Eccolo qui, Kimi. Ciao Kimi. Campionato cooperativo, prova a tempo. Il campionato cooperativo non l'ho fatto l'anno scorso, perché semplicemente ho il titolo del 2011, l'avevo preso al day one, ma l'ho sfruttato un po' in ritardo perché mi era arrivato in ritardo da Amazon. E quindi, se ricordate, era il periodo in cui usciva anche Forza 4, Forza Motorsport 4. E quindi, una volta che mi è arrivato praticamente dopo Forza 4, ecco il suo compagno di scuderia alla guida dell'altra Lotus Renault. Siamo noi. Staccato, ma dispone di un nuovo treno di gomme morbide. Credo che possa recuperare posizioni, finire in zona punti e insidiare Kimi. Ci aspettano dei giri davvero emozionanti. Queste sì sono le sfide ai campioni del mondo. Iniziamo con questa sfida a Kimi. DRS disabilitato. Stai piombando su un gruppetto di piloti più lenti di te. Ah, aspettate un attimo, scusate perché mi sono dimenticato di... Posso diminuire un attimo la sensibilità, maledizione. Ok, no. O forse perché sono in gara. No. No, bene. Vabbè, dai. Continuiamo così. Prosegui. Volevo diminuire un attimo la sensibilità, ma a quanto pare non si può. Ah, scusa. Pazienza, ma... Ok, oddio. Vai, prendiamo la scia. Non... Attenzione, curvone, attenzione, siamo a Spa. Bellissima Spa, una delle piste più belle del mondiale, se non la più bella. Sì, questo curvone è fondamentale. Oddio, è andata in derapata. Ma non ho capito. Ah, dai, questi proprio vanno a freccia. Attenzione, sorpasso all'esterno, tentiamo una cosa molto cattiva. Ok, prendiamo tutta la pista e anche di più. Hai della ghiaia sui non fa niente, si pulirà. Avrai dei problemi di grip. Maledizione. Ok. Con il pad, ragazzi, è veramente difficile. Io gioco sempre con il pad perché non ho un volante, purtroppo, ma... Con questo gioco un volante dovrebbe essere... Oddio.
sono più alti del previsto i cordoli. Con nel 2011 quelli erano molto più bassi. Infatti alle volte capitava di andare ben oltre la pista, ma non era un problema perché non si perdeva quasi per niente. Adesso forse li hanno fatti in questo modo appunto per evitare questo escamotage. Anche perché non so se in realtà... Oddio. Ok, non posso parlare mentre gioco perché faccio solo dei danni. Che poi non ho ben capito dov'è Raikkonen. L'ho superato, mi sta superando. Dove sta? Merda, non frena. Bene, dritto per dritto siamo andati. Ottimo, ottimo, ottimo. Usiamo un po' di kerz giusto per riprenderci. Giro 43 di 44, quindi ok, abbiamo... Ok, piano, giriamo. Ecco, vedete, ci sono residui anche... Anche qui giustamente siamo al 43esimo giro, quindi fuori. La sensibilità comunque è un po' eccessiva per il pad. Ci sono residui di gomma fuori traiettoria. DRS non ci funziona. Non so dove sia. Raikkonen. Penso che sia molto avanti perché non è che a parte il primo gruppetto che abbiamo superato, poi... Vediamo un attimo se riusciamo a fare... A riprendere almeno questi qui davanti che... Ecco, magari se non derapiamo... Riusciamo almeno a beccare Rosberg. Oddio. Ma... Edizione... Abbiamo fatto una derapatona clamorosa. Non come... Presumo non ci sono i danni, perché lì sul muretto avremmo tranquillamente lasciato un bel pezzo di macchina se c'erano i danni. No, devo settare un attimo la sensibilità, perché così effettivamente diventa difficile fare... Tentare di fare le curve. Infatti se vedete anche il rettilineo è difficile correggere la... La traiettoria. Freniamo un po' prima, che nello scorso giro ce ne siamo andati all'aceto. E sfruttiamo qui tutto il nostro kerz. Abbiamo fatto un discreto giro, abbiamo ripreso qualcuno, ci siamo sozzati. Ok, spara tutto. Oddio, maledetto. Quel tale Ale Johnson. Giustamente abbiamo fatto un bel giro veloce, ottimo. Che cos'era quello? Penso fosse... Non so se era un primo bug, perché a me sembrava di non aver back... Ah, il DRS adesso funziona. Ok, piano. Guarda questo. È Massa, è per forza Massa, perché è un imbecille. Ma che penalità? È Massa che non la sa portare la macchina, maledetto. Ok, ripartiamo da qua. Raga, devo per forza usare il flashback, perché quando c'hai a che fare con... Oddio. Quando c'hai a che fare con Massa è tutto più pericoloso. Guardalo là, guardalo là. Date linea 500 e basta, no? Non gli fate portare la Ferrari, che non è buono. Ok, cerchiamo di riprenderci anche Rosberg, ok. Ma sbaglio, adesso cammina un po' di più questa nostra Lotus. Ok, Rosberg. Ok, Rosberg si è spiccicato. Gli abbiamo dato, diciamo, una toccatina, ma niente di... di eccessivo, dai. Ah, eccolo qui, Kimi. Attenzione, Kimi. Dai. Kimi, sei nel nostro mirino. Stai attento con la tua Lotus. Oddio. Ok, i cordoli sono molto cattivi, devo dire. Anche la terra, se poi vogliamo andare nello specifico. Ma... Ok, Kimi, penso non lo riprenderemo mai, maledizione. Ormai siamo praticamente arrivati, quindi no. Direi che
anche volendo fare una staccatona clamorosa, non riusciremo a riprendere il nostro maledettissimo Kimi. Ok, se no, non possiamo tagliare così, no, vai Kimi, tranquillo, non ti ruberemo il posto in questo modo. E niente ragazzi, quindi adesso direi di concludere il video, siamo sui 20 minuti, finiamo anche questo secondo video di Formula 1 2012, diciamo che potremmo trarre delle conclusioni molto più avanti, adesso abbiamo dato solamente un'occhiata così veloce, io cercherò in questo periodo magari di più avanti. È stata una grande giornata per Kimi Raikkonen, sì. Capace di sconfiggere il suo compagno di scuderia con una prestazione magistrale. Anche. È sembrato che guidasse senza sforzo e questo accentua ancora di più la differenza fra i due piloti. Sì, ma bello, io intanto ho fatto il giro veloce, guarda là invece di farlo spiritoso. E quindi ragazzi, niente, io vi invito a mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale, perché molto probabilmente ci saranno altri video su questo gioco e anche su altri giochi, perché a breve forse mi arriverà anche Borderlands 2, non so, vedrò. E per quanto riguarda Formula 1 2012, come detto, magari farò qualche altro video proprio su queste sfide. Adesso abbiamo visto giusto questa prima sfida, poi magari ce ne saranno delle altre, le proveremo insieme, e poi forse anche qualche gran premio. Io vi ringrazio per aver seguito il video, iscrivetevi al canale e un saluto a tutti da quel tale Ale.